Bitonto, signore mio, non ha rubato niente perché ha approfittato delle nostre ingenuità subito, 6 minuti 2-0, 15 minuti 3-0. Una squadra come la nostra, abbiamo provato di fare una piccola reazione col 2-0 verso la traversa, poi 3-0. 3-0 ci ha steso, ci ha buttato giù, però ho chiesto ai ragazzi di stare alla faccia al secondo tempo, di fare una impressa, magari quella che succede nel calcio. Non siamo riusciti perché Bitonto era ordinato con questo campo pesante, la squadra nostra ha cercato di fare qualcosa, però loro sono ordinati, sono ripartiti sempre bene, una squadra attrezzata per stare in alta classifica. Faccio complimenti a loro e noi ripartiamo da questo secondo tempo che abbiamo avuto un po', almeno un po' più ordine, però forse perché Bitonto diceva 3-1 e magari non rischiava più niente, si è chiuso bene, ordinato, e complimenti al Bitonto. Abbiamo fatto bene, abbiamo iniziato bene, forte, con grande aggressività, sapevamo di trovare una squadra che comunque sul loro campo hanno ritmi alti, e questo è un campo complicato, perché Francavilla è una buona squadra dotata di buona qualità di palleggio, e noi però il primo tempo abbiamo impattato bene e abbiamo sfruttato in due dei tre gol fatti, abbiamo rubato palla bene, siamo ripartiti bene nello spazio, capitalizzando poi al meglio le situazioni. E poi quando il terzo gol siamo stati invece molto bravi nel palleggio, e siamo riusciti a costruire una buona manovra, Carlos ha messo una buona palla. C'è ancora da lavorare tanto, lo sappiamo, non siamo perfetti, soprattutto nella gestione dei momenti. Per alcuni versi, siamo entrati in secondo tempo e avevo chiesto ai ragazzi, soprattutto i primi 10 minuti, di prestare grande attenzione. Invece, da un'ingenuità, perché abbiamo fatto una grossa ingenuità sul gol, abbiamo dato a loro di nuovo il morale, abbiamo dato loro spinta, prendendo un gol stupido che potevamo tranquillamente evitare. E poi da lì la partita si è complicata. D'altronde le partite non sono mai finite, nel calcio gli stati emotivi delle squadre cambiano rapidamente, un gol può riaccendere facilmente l'entusiasmo di una squadra anche se sotto di tre gol. Continuiamo su questa strada cercando di migliorare tante altre situazioni, tipo la lettura dei momenti della partita, però oggi dobbiamo essere contenti perché abbiamo messo in cascina i primi tre punti su un campo complicato. Chicco, tre punti e un gol, come inizio di squadra e personale non poteva esserci di meglio. Ma penso che l'inizio così nessuno se lo aspettava. Dopo la partita di domenica, perché secondo me abbiamo fatto una grandissima partita, tutti pensavano in una rimonta, invece io voglio fare i complimenti alla mia squadra perché abbiamo avuto subito un atteggiamento giusto, ci siamo adattati anche al tempo, e per quanto riguarda il livello mio personale non posso che essere contento di questa giornata che ben comincia e a metà dell'opera.